Rinaldo, buonasera. Eccomi qua. Allora, come vedi, io sto andando con un trasformatore da 22 più 22 come primario, e è uscito 230 volte. Alimentato a 24 volte. E questo è il segnale che ho in uscita attualmente. Praticamente questo che sta vedendo adesso è sulla sinusoide, praticamente in uscita, sul ramo 220 volte. E in teoria ho 237-38 volte circa in uscita, proprio in questo momento. Questo qua invece è il segnale che le sto mandando io, con quella scheda, con quello schemino che ho fatto io prima, diciamo con la scheda di controllo che è abbinato al sincronismo del segnale sinusoide. Per cui questo segnale qua è prelevato sul GATE in questo momento. Adesso ti faccio vedere una cosa. Se io accendo la stufa da 400 watt più la lampada e questa qua. Allora, così è accesa, hai visto? Così è spento. Allora, ritorniamo da capo. Così sto andando con 100 watt. Così vado con 500 watt. Hai visto? Spento e acceso. Come vedi, il segnale di sincronismo si eleva in questo momento, per cui il GATE praticamente sta pilotando di più, e questo è il segnale in uscita. Spendo, metto più vicino, è acceso. 500 watt adesso, 100 watt adesso, 500, 100. Questa è la schedina che ho fatto. E questa qua, non so se si riesce a vedere bene. E questa qua è la scheda di sincronismo. Poi abbiamo il voltometro, che è questo qua, non so se si riesce a vedere bene. Allora, forse c'è la luce, comunque, voltometro. Così. Così siamo spento, così siamo acceso. Spento, acceso. Allora, secondo me praticamente quel segnale che tu mi hai fatto vedere nel video dovresti andare a ritoccare i due sincronismi. Che sarebbe quello da 100 kΩ, che tu a posto quello da 100 hai messo 200 kΩ, trimmer, e multigire questo da 10 K, da 10 kg. Cosa succede? Se io per esempio vado a ruotare questo qua, questo trimmer qua, quello da 100 kg, e da 1 kg, guarda qua, vedi? Hai visto? Cosa succede? Se io giro tutto al contrario, hai visto che rumore che fa il trasformatore? Ora, adesso sono perfettamente sincronizzato a questo punto. Ora, se io vado a girare quella da 10 K, cosa ci riesco? Mi è difficile. Allora, se io vado a girare quella 10 K, vedi che segnale si distorce, visto? Vedi come va? Ti fa il difetto che ti faceva a te. Hai visto? Se io ti faccio adesso lo spengo. E questo è il rumore che fa. Hai visto?
Il trasformatore è questo qua. Questo qua è il trasformatore. E questo è il difetto che ti faceva a te. Torniamo da capo. Se io adesso a questo punto accendo la stufa da 400 watt, vedi? Ti fa lo stesso difetto che ti faceva a te. Se io adesso vado a ruotare il trimmer, hai visto? E qui secondo me, io penso che tu l'avrai messo il trimmer quello là da 1000 ohm, tu ci hai messo quello da 2000 ohm, e secondo me va cambiato, perché 2000 è troppo grosso. E questo qua è il segnale. Da premettere che sto andando con un trasformatore da 22 più 22 e non 18-18, perché difatti con 18-18, pure con, ho fatto la prova con uno da 15, 15 più 15, il segnale è molto migliore. Ecco qua l'altra volta, ti faccio vedere questo qua. Questo è il segnale che fa. Giustamente qua se nell'oscilloscopio è fermo, qua invece con la telecamera si vede che è troppo veloce. E qui se va in sincronismo. Adesso metto qua più vicino, così si vede meglio. Allora, spendo. È acceso. Ora mi fa un pochettino di rumore perché ancora non lo devo mettere in fase. Hai visto? Vedi, ti faccio vedere tutte le manovre. Vabbè, comunque già ci siamo capiti praticamente, adesso lo devo regolare migliore. Ma più o meno qua siamo, con un carico. Adesso è tutta deformata perché la devo regolare per bene. Comunque tanto per farti capire la logica della sua funzione. Certo, ancora c'è da studiarci per avere ancora un risultato migliore, però penso che siamo sulla retta via. Ok, adesso chiudo perché qua il video si è fatto lungo adesso. Ciao, ci sentiamo, dai.